Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Makeover You, il nuovo programma di LACI pensato apposta per rifarti il look. Ci state ormai seguendo da diverse settimane, quindi avete avuto modo di vedere come il nostro team di esperti è sempre pronto a realizzare i vostri desideri e a cambiare la vostra immagine. Per cui visitate la nostra pagina Facebook e partecipate al casting. Oggi ci troviamo in montagna. Abbiamo scelto questa nuova splendida location proprio visto il caldo degli ultimi giorni, in modo da rinfrescarci un po'. Siamo all'Albergo della Posta, raffinata ed elegante struttura immersa nelle naturali bellezze del Parco Nazionale della Sila, a 1300 metri di altitudine, al centro del villaggio Mancuso, centro turistico montano del comune di Taverna. Vediamo insieme la scheda. Tra il cielo azzurro ed il verde dei maestosi e secolari boschi di pino, immerso nelle naturali bellezze del Parco Nazionale della Sila, nasce l'Albergo della Posta, categoria 4 stelle, aperto 365 giorni all'anno. Il nostro ristorante viene curato rigorosamente dallo chef di famiglia Francesco Talarico. L'Albergo della Posta è anche tra le location più ricercate per i grandi eventi, convegni, banchetti, feste e soprattutto ricevimenti nuziali, dove trovano la loro scenografia naturale, soprattutto all'interno e all'esterno della struttura. Chi sceglie di sposarsi all'Albergo della Posta decide di vivere il giorno più bello della vita in un posto altrettanto meraviglioso, dove i colori, i sapori e gli odori si combinano ad un'attenta e scrupolosa cura nei dettagli per rendere indimenticabile e particolare ogni matrimonio. Oltre all'incantevole panorama che circonda la struttura, l'Albergo della Posta vanta di una particolare attenzione all'aspetto ristorativo, offrendo un'ampia scelta di menù per soddisfare ogni tipo di palato. Una cucina interna particolarmente attrezzata permette la cottura espressa dei piatti, garantendo così più valore ad ogni singola portata. La scelta dei piatti spazia da quelli tradizionali, per chi vuole gustare i prodotti del luogo, fare conoscere o ricordare le tradizioni culinarie del territorio, oppure cucina nazionale e internazionale a base di pesce o carne. Le nostre camere sono concepite per dare il massimo del comfort al cliente, dotate di impianto wireless e Sky Hotel, mini bar, asciugacapelli e altri servizi si affacciano sugli angoli più belli della Sila. È disponibile anche una suite disposta su due livelli, dotata di salotto, zona TV con divano, due zone notte e un bagno con vasca idromassaggio. Ci trovi in via Eugenio Mancuso, a Taverna in provincia di Catanzaro. Per info e prenotazioni chiama 0961 92 20 33 o 0961 92 20 57. info@albergodellaposta.net. Albergo della Posta. Vivi l'emozione per il giorno più bello. Protagonista di questa nuova puntata sarà Emanuela, una donna molto coraggiosa, molto forte, che ha fatto delle scelte inizialmente direi un po' azzardate, ma che hanno avuto un lieto fine. Ha scelto di cambiare per una sorpresa. Conosciamola e vediamo insieme perché. Emanuela è una donna molto coraggiosa, con un grande spirito di avventura. Questo infatti l'ha spinta tanti anni fa a compiere un viaggio negli Stati Uniti, da dove non farà più ritorno. Qui ha trovato l'amore. Nel giro di due mesi si è sposata e ha avuto due bellissimi bambini. Dopo diversi anni è tornata in Italia per rivedere la sua famiglia, dove sta aspettando il ritorno del marito, Marin, in missione da 7 mesi. Oggi Emanuela vuole prepararsi per questo incontro, cambiando il suo look molto provocante in un look più sobrio e naturale, e fare così una sorpresa al marito che non vede da molto tempo.
sono qui in compagnia del team di quest'oggi. Abbiamo due splendide ragazze giovanissime che eseguiranno la trasformazione su Emanuela. Abbiamo Christel Cavallaro, benvenuta. Ciao. Del centro estetico Mirata di Angela Masiello, la titolare che salutiamo perché quest'oggi per impegni lavorativi non è potuta essere qui con noi. Il centro che è specializzato in trattamenti viso e corpo di ogni genere, massaggi, luce pulsata, trucco personalizzato e tantissimi altri servizi tecnici. Allora Christel, abbiamo già intravisto, abbiamo conosciuto Emanuela, dimmi un po' che tipo di trucco andrai a realizzare su di lei. Allora, per Emanuela abbiamo pensato a un trucco naturale, sobrio, però al tempo stesso sensuale, per farla vedere comunque agli occhi del marito fresca ed elegante, e ci siamo ispirati appunto agli anni 20. Ok, in modo che rimanga comunque questa sua passionalità, però in maniera molto soft. Più fresca, sì. Bene, allora passiamo adesso la parola a Sonia. Abbiamo Ciao. Sonia Bergomi, titolare del salone Sonia Style nel cuore di Tropea, specializzato in tagli, colori, acconciature per ogni ricorrenza e tutti i lavori tecnici del mestiere. Allora Sonia, invece, cosa faremo ai capelli di Emanuela? Per Emanuela ho pensato di fare dei contrasti che vanno a illuminarle il viso. Per fare tutto ciò faremo un servizio esclusivo della Milkshake, che è un cocktail dove andremo sia a enfatizzare il colore e anche a rendere i capelli molto lucidi e setosi. Sì, infatti ricordiamo la Milkshake, che è una tecnica nuova, particolare, non abbiamo mai avuto in puntata questo tipo di lavoro, quest'oggi invece lo vedremo insieme. Ed sì. Infine arriviamo a Marianna, nostra stylist d'eccezione, sappiamo, nostra stylist ufficiale del programma di Makeover You, nonché store manager del punto vendita di Low Design del parco commerciale L'Aquilone in Pizzo Calabro, e Low Design che è il marchio ufficiale della nostra trasmissione. Allora Marianna, benvenuta, abbiamo visto... Bentrovata a te Sharon. Grazie cara. Abbiamo visto Emanuela, abbiamo un po' conosciuto, abbiamo visto la sua storia. Quindi quest'oggi che look daremo ad Emanuela? Come al solito non vi anticipo nulla, vi posso solo dire che mi sono ispirata nel cambio look di Emanuela al film Moonlight di Woody Allen, dove una meravigliosa Emma Stone si presenta e risulta straordinariamente sexy con un look assolutamente semplice, con abiti casti, ed è quello che voglio realizzare per Emanuela. E per fare questo ho scelto due colori guida, questa è una cosa che vi anticipo, che sono il red, che è il simbolo della passione per eccellenza, passione. E il bianco, che è il simbolo della fedeltà. Perfetto Marianna, ti ringrazio. Grazie e a te. Auguro al nostro team buon lavoro, ci vediamo più tardi. Grazie. Ed è qui con noi Sabrina, la sorella di Emanuela. Benvenuta Sabrina. Salve. Allora Sabrina, parliamo un po' di Emanuela. So già che lei vive a San Diego in California e quindi volevo chiederti come mai questa scelta da un piccolo paese come San Gregorio, quindi il vostro paese di origini, questa scelta di andare a vivere in America. Spiegami un po'. Insomma, tutto è nato da quando lei ha conseguito la laurea in giurisprudenza. I suoi amici hanno pensato bene di fargli un regalo e di regalarle questo viaggio in America. Da lì è nato tutto. Quindi è stato un viaggio di andata senza più ritorno, precisamente. Mi sembra di capire. Sì. E spiegaci un po', andiamo a capire come mai lei poi ha scelto di stabilirsi lì. Perché è andata lì da sola, cioè in un mondo praticamente completamente diverso, sconosciuto. Non l'ha accompagnata nessun no, amico, gliel'ha preso regalato, le valigie. Via. Presa le valigie è partita, arrivata a New York, da lì è riuscita ad arrivare in California, precisamente a San Diego, e si è stabilita lì. Diciamo che ha fatto delle scelte un po' pazzarelle, perché nell'arco di 2 mesi ha conosciuto l'amore, e si è sposata a Las Vegas, ha fatto un matrimonio lampo, i classici matrimoni americani. Quelli proprio a Las Vegas, sì. Quindi vedete, non esiste solo nei film, ma succede anche nella realtà. Posso confermare. Ed Emanuela ne è quindi il nostro esempio. Sì, ho conosciuto questo ragazzo, mio cognato, un ragazzo bellissimo, non c'è nemmeno da dirlo, e si è innamorata, ha fatto questo matrimonio. E voi scusami, le avete raggiunta lì? No. No, com'è andata? Adesso ti dico. Praticamente noi abbiamo saputo di questo matrimonio attraverso una foto. Ah, lei beh. Sì, ha mandato una foto a mia mamma dicendo mi sono sposata.
Noi pensavamo fosse uno scherzo. Al che mia mamma viene da me, essendo la sorella maggiore, dice: guarda cosa ha fatto tua sorella, adesso come glielo diciamo a papà? Perché mio papà, certo, cioè, l'hai detto tu, ecco, sa, partendo paesino, da, sì, da un paesino. La mentalità, giustamente, ma poi è giusto, i genitori insomma vorrebbero anche essere presenti. Vabbè, diciamo che sono cose che solo lei sa fare, le sa fare bene. Avevo detto che è molto coraggiosa, sì. Io l'avevo detto inizialmente. Sì, sì, al contrario di me, che faccio fatica anche a prendere un aereo e andare a Torino, e invece lei è andata. E quindi? Quindi niente, mia mamma dice: adesso come lo diciamo a papà? Io non ho il coraggio di dirgli: ma tua mamma, forse è uno scherzo, un fotomontaggio. Dice: ma poi oltretutto non siamo razzisti assolutamente, mio cognato è di colore. Quindi sai, già il discorso di dire tua figlia si è sposata anche con un ragazzo di colore, doveva papà, insomma essere, necessitava del tempo, brava, affinché metabolizzasse, cioè essere preparato a dire: sai, ho conosciuto un ragazzo. Invece no, lei ha fatto tutto di colpo. Sposi. Sì. Quindi niente, mia mamma dice: adesso come lo comunichiamo a papà? Dice: vabbè, gli diciamo quello che è successo, gli diciamo: guarda, tua figlia si è sposata. E diciamo che non l'ha presa molto bene, no, e so che infatti questo ha causato un distacco totale sì, della vostra famiglia, sì, all'inizio. Sì, 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 sì. Però diciamo che comunque effettivamente è stato un amore abbastanza forte, perché sono nati due bambini, due meravigliosi bambini, sono splendidi, Sofia e Jayden, e da qualche mese vi siete riconciliati, sì, dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo e dopo tante avventure e disavventure ci siamo ritrovate, perché adesso diciamo, lei è un po', il suo carattere è completamente diverso dal mio, sì, che comunque non ci troviamo su molte cose, però è sempre mia sorella. Certo, c'è un legame e di sangue, che comunque di sangue, è un sì, legame assolutamente, che non si potrà mai dissolvere. Dissolvere, sì. Assolutamente sì. E quindi adesso lei è tornata in Italia, sì, dopo tanto tempo, sì, anche perché so che suo marito è un Marines, uh-huh, ed è in missione in questo, sì, momento. Sì. Per cui anche questa sua scelta di cambiare nasce dal fatto di volergli fare una sorpresa. Quindi al suo ritorno farsi trovare una persona nuova. Una persona nuova perché, diciamo, spieghiamo, andiamo a spiegare. Lei è molto di per sé, molto provocante, per cui utilizza sempre degli abiti che posso molto cinti, sexy. Esatto, quindi sì, descrivimela sotto questo aspetto. Sì, diciamo che ama molto apparire in questo senso. Ovviamente... sempre nei limiti del decoro, ovvio, certo. Sì, nei limiti, però molto appariscente nel vestire, anche nel modo di comportarsi. E quindi noi ci scontriamo, anche tanti per scontri sono nati anche per questo motivo, perché lei mi dice sempre, mi fa la battuta, fai la richiesta per la pensione perché sembri una vecchia. Con tutto, beh, il rispetto. Caratteri diversi, è normale, sì, tra sorelle è quasi, sì, sempre, sì, così. Sì, sì, lei ha il suo modo, io il mio modo di vedere. Però, nonostante ciò... le vuoi bene come, sì, lei naturalmente ne, sì, vuole a te. E quindi cerco di correggerla, a dire: no, sai, vestita così magari da noi per non l'occasione è... non è, sì, in base poi alla... Anche perché la gente comunque non tutti apprezzano... Beh, io penso che poi fondamentalmente uno non ci deve badare, poi nei, sì, limiti del decoro uno può fare tutto, sì, ciò ma che vuole. Tante, lo diciamo, tante persone comunque, diciamo, dobbiamo essere anche coscienti del fatto che viviamo in un posto, sì, molto anche... ristretto di mentalità. È anche vero, però e quindi insomma... quindi cerco di consigliarla. Supereremo anche, stiamo superando, sì, anche questi tipi di pregiudizi, perché ormai insomma ne siamo nel 2015, speriamo, andiamo avanti. Mi... Quindi noi che cosa regaleremo? Regaleremo un look sobrio e semplice ad Emanuela, così suo marito quando tornerà dalla missione più castigato possibile, sì, lo vedrà, finalmente la vedrà in altre vesti. Bene Sabrina, io ti ringrazio, ci vediamo tra poco, perché adesso il team inizierà il suo lavoro e andremo a verificare, dando un'occhiata prima del momento finale, vedremo che cosa combinerà. Grazie, tra poco. Come avevamo annunciato prima, andremo a fare un colore su una tonalità sul rosso, dove comunque va a rendere il capello molto più luminoso e brillante, e andremo a enfatizzare tutto ciò con il cocktail, che è a base di latte, burro di karité e olio di argan.
Come abbiamo detto prima, andremo comunque a illuminare questa parte del viso dove andrà sia a enfatizzare il taglio e sia a renderla molto più particolare. Sabrina, abbiamo visto quello che sta realizzando Sonia su Emanuela. Dammi un po' un tuo parere e dimmi cosa ne pensi. Molto, molto bello, semplice, e le dà colore, viso, luce. Luce, illumina. Lo penso anch'io. Sì. Continuiamo a guardare e vediamo un po' cosa succederà con il make-up. Emanuela, abbiamo scelto di fare un trucco naturale a quel sapone, quindi andremo a truccare gli occhi con toni naturali come il beige e il marrone, come questi qua, e in più aggiungeremo una linea sottile di eyeliner. Truccheremo le labbra invece intense, appunto come negli anni 20, con un bel rosso.
abbiamo visto invece quello che sta facendo Crystal. Effettivamente sta seguendo una linea molto naturale e semplice. Me lo sì, confermi? Era quello che serviva a Emanuela. Per renderla più naturale possibile. Sì. Grazie Sabrina, noi ci vediamo nel momento finale, quando finalmente Emanuela vedrà la sua immagine riflessa allo specchio. Siamo qui in compagnia della nostra stylist, che ormai tutti quanti voi conoscete, la nostra Marianna, che vi voglio far notare, sempre questo per sorprenderci, ha nuovamente cambiato il suo colore dei capelli e si è ispirata anche alla puntata, visto che è una puntata in rosso, e lei stessa adesso ci dirà i dettagli. Allora Marianna, ciao, ti sta benissimo tesoro, questo come colore? Stai? Bene, anche a bene, te sta bene. Benissimo il rosso, devo dire. Ti ringrazio. Allora, chi ti ha vestita? Mi hai vestita tu, mi veste sempre lei l'artefice. Allora, c'è il colore dei capelli? Sì, sì, Marianna, ti sta bene, ti dona. Davvero? Sì, 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 sì. Allora, quindi approvi il mio approvo, look? Approvo. Grazie. Allora, innanzitutto, prima di andare a illustrare gli outfit che tu quest'oggi hai portato, vorrei parlare un po' di Emanuela e chiederti quello che pensi di lei e come ti ascolta, muoverai. Ascolta, Emanuela è una ragazza molto made in America, è diventata così, una figura quasi da rettile, no? Cambia pelle in maniera stupefacente, è una figura estremamente poliedrica e per i trascorsi che ha avuto, devo dire, la potrei definire una Wonder Woman dei tempi moderni, veramente eccezionale, una ragazza con un carattere forte, è molto emotiva, sensibile e estremamente spontanea. Devo dire, forse anche un pochino troppo. Lei ama gli abiti molto sexy, abiti attillati, colori vivaci, utilizza generalmente un trucco abbastanza provocante. Ma a proposito di questo, devo dire una chicca. Manuela non lo sa. Però Manuela è sexy anche in pigiama e voi direte, come faccio a saperlo? Certo, perché mi ha offerto un caffè a casa sua per poterla conoscere, per chiacchierare un po' con lei e mi ha aperto la porta in pigiama, molto americana in questo, cioè voglio dire. American style. American style. E lei è sexy anche in pigiama. Quindi, qual è la sfida di oggi? Sembrerebbe perfetta la nostra... In realtà è perfetta, però effettivamente, visto il suo desiderio espresso di voler cambiare per suo marito, che non vede, ricordiamo, da 7 mesi perché è un Marines ed è in missione, lei vuole un look del tutto nuovo per sorprenderlo. Infatti, e quindi oggi non opereremo un cambio look per la vita, ma un cambio look per una cena romantica, per questo incontro di riconciliazione con il marito, che lei non vede da quasi 7 mesi. E nel fare questo, qual è la sfida che io colgo? È quello di eliminare dall'armadio di Manuela, dal suo guardaroba, gli abiti attillati, e le scollature succinte, per cui renderla sexy, romantica, passionale, con degli abiti molto casti. E molto semplici. E molto semplici, quindi no a scollature, non a gonne attillate o tubini estremamente succinti. Per cui, che cosa ho pensato? Ho pensato intanto ad un film, come vi ho anticipato, che è quello di Woody Allen, Moonlight, in cui appunto una meravigliosa Emma Stone è praticamente eccezionalmente sexy, senza utilizzare assolutamente questo tipo di abbigliamento, anzi il contrario. Siamo negli anni 20, per cui le linee sono morbide, fluenti, e il trucco è completamente inutile. Ma già vedo solo dalla scelta dei colori, comunque il rosso si sa è il colore della passione, quindi già questo darà sicuramente la giusta sensualità che merita Emanuela anche per questo incontro. Certamente. Però come anticipavi, nella maniera più semplice possibile. Sì.
Il red ha una menzione, che è il passion. Esatto. Il bianco ne ha un'altra, che è quella della fedeltà. Quindi quale migliore connubio di colori per incontrare il marito? Il rosso passione e il bianco simbolo di fedeltà. Bene Marianna, invece per quanto riguarda la nostra rubrica che ormai insomma è agli sgoccioli, perché questa è la penultima puntata, quindi quest'oggi Marianna ci darà l'ultimo consiglio sul cosa metto in valigia, perché nell'ultima puntata ci sarà una sorpresa di cui non anticipo nulla, ma lo vedremo insieme. Quindi Marianna, l'ultimo consiglio del cosa metto in valigia, cosa ci dirai quest'oggi? Devo dire sì, l'ultimo ma anche il più estremamente importante. Ad ognuno la sua valigia, per cui evitate di introdurre nella vostra valigia le ciabatte del vostro compagno o il bavaglino del vostro bimbo. Certo. Almeno nella valigia conservate il vostro spazio. Quindi donne, ci siamo, avete ascoltato bene, quando partirete e andrete in vacanza con la vostra famiglia, ognuno il proprio bagaglio, preparate anche uno zainetto per il bimbo, una valigia un po' più piccolina, però all'interno della vostra valigia solo ciò che riguarda la vostra persona. Bene Marianna, ti ringrazio e grazie, ci vediamo a voi, come a voi sempre tutti. Più tardi per vedere finalmente la trasformazione di Emanuela. La trasformazione è ormai compiuta, a breve vedremo finalmente Emanuela, ma prima vorrei ringraziare il team di quest'oggi, queste due giovanissime ragazze che hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Quindi grazie mille a Christel, grazie mille a voi. Ricordiamo del Centro Estetica Mirata, titolare Angela Masiello, che salutiamo nuovamente, e grazie mille a Sonia Bergomi, grazie, titolare del salone, salone Sonia Style. Ovviamente grazie a Marianna, con cui ci rincontreremo tra pochissimo. Grazie, grazie a tutti, sono state bravissime, hanno trasformato Manuela in una perfetta flyer up degli anni 20. Confermo, a breve la vedrete anche voi. E quindi grazie ancora ragazze e vediamo finalmente il nuovo look di Emanuela. Emanuela vive in America da ormai diversi anni. È in Italia dalla sua famiglia e per sorprendere suo marito di ritorno da una missione ha deciso di cambiare il suo look. Sua sorella Sabrina ci ha parlato di lei, della sua personalità, del suo carattere molto esuberante che spesso le ha allontanate per poi riscoprirsi più vicine. Il team del giorno ha lavorato su un look semplice per soddisfare la richiesta di Emanuela. Sonia ha creato dei colpi di luce rossi per illuminare il suo viso, utilizzando la nuovissima colorazione del milkshake. Christel si è occupata del make-up donandole una base leggera, valorizzando i suoi occhi e le sue labbra. Marianna ha scelto abiti morbidi, ma allo stesso tempo eleganti e seducenti, prendendo come riferimento due colori guida come il rosso e il bianco, simboli della passione e della fedeltà. Ecco il risultato finale. Siamo, Manuela è qui davanti a noi, devo dire che anche questa volta è stato fatto veramente un lavoro magnifico, lei naturalmente non ha ancora visto la sua immagine, a breve lo farà e credo che constaterà che effettivamente con semplicità si può essere molto molto sexy. E quindi chiediamo a Marianna, la nostra stylist, cosa pensa e di descrivere un po' l'outfit e in generale il cambiamento che è stato eseguito. Intanto i complimenti a Christel e a Sonia. È vero, hanno fatto un ottimo lavoro. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro, hanno seguito pienamente il look anni 20 che io avevo pensato per Emanuela. E cosa dire, Emanuela indossa una meravigliosa gonna plissé in organza bianca con questo vezzo della collana di perle avvolta due volte al collo, tipico degli anni 20, con un dettaglio di pizzo sulla schiena che è veramente meraviglioso, stupefacentemente sexy, come potrete vedere appena la scopriamo e come potrà vedere anche lei.
e senza alcuna scollatura, abito attillato, meravigliosa. È vero, confermo. Invece vorrei sentire adesso, passiamo il microfono a Sabrina perché vorrei sentire il parere della sorella, visto che ci ha dato modo di conoscerla, di descriverla anche nel suo abbigliamento, per cui insomma molto particolare. Sabrina, che cosa pensi invece di questo look? Sta bene, ma è strana. È strano perché magari non la vedi con il vestitino mai attillato, vista vestita così, con mai. Una sfollatura profonda, però io però devo dire, sta benissimo, sta molto bene, sì. Allora Emanuela, finalmente è giunto il momento che stavi aspettando, anche tu potrai vedere la tua immagine pronta, ecco il tuo nuovo look. Un trauma rispetto ai tuoi vestitini attillati, rispetto al tuo trucco pesante, eppure stai molto bene. Devo dire che devo fare complimenti sia a Crystal che sia a Sonia, hanno fatto un bellissimo lavoro, anche la stylist, anche se non è proprio il mio genere, ha fatto un buon lavoro. Ma dovevamo, era proprio quello l'obiettivo. Diciamo che l'intento è riuscito, però devo dire che è bello. Devi riscoprirti così, con un look più naturale, più sobrio, perché sei allo stesso tempo sexy. Anche e sono convinta che tuo marito sarà contentissimo di questa trasformazione. Sì, veramente bello. Mi piace. Bene Emanuela, allora vieni qui con me perché è arrivato il momento di salutare e ringraziare nuovamente Sonia, ringraziare Crystal, ringraziare ovviamente Marianna per aver compiuto la trasformazione. Ringrazio anche Sabrina per averti accompagnata, per averci parlato di te. Ovviamente ringrazio te che ti sei sottoposta a questo cambiamento e sono contenta che il nostro team abbia nuovamente esaudito questo desiderio. Ringraziamo anche l'Albergo della Posta, questa splendida location che ci ha ospitati. Finalmente abbiamo preso una bella boccata d'aria fresca visto il caldo di questi giorni. Noi ci vediamo alla prossima puntata che vi ricordo è l'ultima. Finalmente sveleremo la valigia che con tutti i consigli che sono stati dati da Marianna. Grazie, alla prossima puntata! Emanuela vuole ottenere un look sobrio ed abbandonare il suo stile provocante ed eccessivo. Il nostro team ha studiato un look elegante ma comunque seducente, ispirandosi all'attrice Emma Stone nel film Magic in the Moonlight di Woody Allen. Finalmente Emanuela ha visto la sua nuova immagine riflessa allo specchio, contentissima di vedersi comunque splendida anche senza un abito molto corto o con una scollatura profonda, scoprendo così che la sensualità può nascere anche dallo stile più semplice. To music ever.